Ciao Caterina. Ciao, Ciao Ale, come stai? sto bene, ci siamo. Tu? È stanca per questa promozione di questo nuovo album? Ma stanca no, ovviamente, figurati, non aspettavo altro, però ho preso un po' di freddo a Brindisi. Ecco. È la nostra Puglia, va bene. Esatto, non ero abbastanza abituata al freddo di Trento, mi sono Sì. ammalata a Brindisi, ecco. Ecco, va bene. E com'è andata quindi questa promozione? Come sta andando? Ma bene, insomma, c'è sempre tanto da fare, quindi è bello. C'è Ogni anche un giorno. tour che sta andando avanti. Sì, adesso ho fatto già un paio di date, Bologna e Brindisi, come dicevo, e poi ora ci saranno delle altre date prossimamente, dal 15 dicembre in poi, insomma, si Io parte. spero sempre che ci sia una data a Bari, ovviamente. Quindi, suggerisco quindi allora un grande piacere ovviamente averti qui, conosci questo nuovo album bellissimo, il secondo album. È passato tanto tempo dal primo, come mai questo lasso di tempo tra il primo e il secondo? Ma allora, oddio, per me non è stato tanto tempo perché comunque 2 anni e mezzo per maturare qualcosa di Sì. nuovo, diciamo che un pochino mi servivano. Forse appunto al giorno d'oggi dove le cose sono così veloci, chiaramente magari è passato un po' più di tempo. Io me la sono presa con comodo, diciamo, sulle cose che sentivo di scrivere, ho cercato di non farmi È giusto prendere così. dall'agitazione di dover per forza far uscire qualcosa, e quindi è arrivato ora. Quindi cosa cambia dal primo al secondo, ad esempio? Beh, allora, rispetto al primo, dove magari nessuno aveva delle aspettative su di me, sul secondo ho cercato di non farmi sotterrare da queste La aspettative. responsabilità. Farsi queste cose, quindi semplicemente anche questa volta ho cercato di mantenere quella cosa iniziale, no? Del primo, di dire scrivo solo perché scrivo e basta. Quindi poi spero, insomma, credo così mi è stato detto, di aver fatto gradino, uno step successivo rispetto al primo, Beh, magari. c'è più esperienza, c'è maturità diversa. Sì, poi insomma sono comunque cose che mi sono successe in questi 2 anni e a cui ho questa volta dato una casa in cui stare. Bene, bene, quindi non a caso, appunto, parleremo di questo album perché a me è piaciuto molto. La copertina, comunque le foto che girano, suggeriscono più o meno cosa ci dobbiamo aspettare, quindi tanta leggerezza, soprattutto. Ah, sì, insomma, ti ringrazio perché appunto sempre diciamo che mi sono resa conto che forse nella mia scrittura c'è sempre questo ritorno che passa dalla malinconia, però poi torna sulla leggerezza, sul cercare comunque di dare un messaggio propositivo, no? E Sì. Sì, quindi. forse per come la racconti. La storia, che può essere triste, può essere malinconica, c'è sempre un fondo di leggerezza, cioè è piacevole l'ascolto. Ringrazio di aver Grazie colto questo tocco di leggerezza che, insomma, mi fa piacere quando esce soprattutto comunque. in un periodo pesante che stiamo vivendo, comunque che abbiamo vissuto, ci vuole comunque un po' di leggerezza. Ci sono 11 brani bellissimi da ascoltare tutti. Quello che magari a cui ti riempi più. Sempre la domanda un po' antipatica. Infatti io non so bene rispondere a questa domanda perché sono tutti parte di queste stanze, no? Cioè, ognuno è una stanza che per me ha significato qualcosa e quindi, vabbè, insomma, sicuramente Causa Affetto, che è il singolo che ha lanciato l'album, comunque è un pezzo che io ho sentito Bello. molto, anche perché è tra gli ultimi pezzi scritti, insomma, quest'anno. Però, insomma, ad esempio in questo album ho deciso di inserire una bonus track che è sempre più piccola, che per me è un pezzo importante perché è il primo pezzo che ho scritto in vita mia e parla dei disturbi del comportamento alimentare di cui ho sofferto quando ero più piccola. Quindi, non lo so, ho deciso di inserire all'ultimo questo brano perché comunque gli dovevo qualcosa e Vero, quindi. infatti.
piaciuto molto anche questo. Però c'è anche un brano dove c'è Sì, una collaborazione molto importante. assolutamente. Sì, Sì. c'è questo regalo che mi è arrivato dalla penna di Joe Evan, che insomma, sì, si chiama Groenlandia. È stato, sicuramente è una cosa un po' particolare quando tu scrivi canzoni e qualcuno ti propone una canzone che non hai scritto tu, no? Perché Certo. comunque il rischio che non ci calzi bene c'è, cioè, invece Certo. non c'è stato neanche da chiederselo, diciamo, su questo pezzo. Ti ha È preso stato subito. assolutamente sì. Io mi sono, chiaramente, quando ti arriva un pezzo dici, vabbè, adesso provo a cantare, Vediamo. cosa succede, la mia voce, no? E Certo. poi una volta che mi sono messa lì al piano è uscito assolutamente nelle mie corde e poi me lo sentivo proprio bene addosso, forse perché stavo passando un periodo anche un po' a pezzi come la Groenlandia e allora Ecco. Quindi sì. appunto, siccome mi parli molto, mi vuoi sottolineare sempre que a questione malinconia, c'è un po' di malinconia, c'è un po' di sofferenza in sottofondo. Mi vuoi suggerire che sotto sotto vuoi raccontare soprattutto qualcosa di te, magari qualcosa che hai vissuto, che non tanto ti ha lasciato un bel ricordo? Ma allora, di base, comunque quando scrivo canzoni faccio un po' fatica a non mettere delle cose che mi appartengono, nelle canzoni perché, insomma, non sono brava ad inventare, a raccontare qualcosa che Che non è non hai vero. vissuto. E poi che magari non ho vissuto io in prima persona, ma può essere anche persone a me care, vicine, cose che ho visto per strada in questi 2 anni. Però appunto ci tengo a sottolineare anche la leggerezza con cui Sì, puoi certo. dare tutto. Quindi ci sono delle malinconie, però tutto sommato ci tiriamo fuori. Quindi mi è piaciuto molto il concetto, appunto, io canto, riesco a cantare ciò che ho vissuto. Quindi, appunto, c'è stato un po' di difficoltà nel cantare un brano scritto da un altro a questo punto. Ah, in realtà no, perché appunto tutto sommato mi rispecchiava bene il periodo che stavo vivendo e quindi, Ah, cioè, bene, bene. Non è mai facile, questo è sicuro. ma in questo caso dai, è stato facile, cioè, sono quelle cose che Sì. sai, Il non te le aspetti e poi alla fine sono anche le cose giuste. genere musicale di questo album, cosa ci va ad aspettare? Ma allora, la cosa che a me piace, diciamo, di questo disco è che è andato a toccare delle sonorità anche diverse rispetto al primo, nonostante magari si possa sentire comunque il carattere che comunque è dato anche da Clemente Ferrari, che è l'arrangiatore sia del primo che del secondo, e con cui comunque c'è stato un percorso di crescita, penso, cioè di crescita, ovviamente lui ha lavorato con i più grandi, cioè Max Gazzè, Fiorella Mannoia, però è chiaro che c'è un'evoluzione, diciamo, da parte di tutti e due, quindi lui veramente ho sentito che ci ha messo tutto il cuore che poteva metterci per fare questi pezzi. E quindi, non so, ci sono delle cose nuove, ad esempio c'è questo pezzo che si intitola Casa Mia, che tocca un po' il gospel, Sì. però ci sono anche brani un po' più rock, un po' più tirati, tipo Non è vero, oppure anche Palio di Siena è comunque un brano molto Sì, molto tosto pure. Ma punk. infatti non riusciresti a definirlo, diciamo, un minestrone di generi? Ma cioè, penso che ci siano varie sonorità che però sono tutte legate vabbè, la voce che comunque è sempre quella, Sì. diciamo, su vari colori, però alla fine credo siano abbastanza riconoscibili. C'è sempre un fondo di leggerezza, di sensibilità anche nel raccontare il concetto attraverso il brano. E io voglio fermarmi anche sul fattore leggerezza o comunque libertà, che ad esempio c'è più su questo album che sul primo, perché magari dovevi seguire una linea che
che ti ha lasciato X Factor e quindi continuare su un certo genere e qua hai avuto più libertà nel proporre quello che a te piace. Ma allora in realtà no, perché cioè, quando scrivo canzoni non penso tanto, cioè a me piace scrivere delle cose che mi piace poi cantare, non so come, cioè, Ok, sì, come dovrebbe ogni cosa, essere, insomma. sì, come dovrebbe essere, insomma, cioè, che poi appunto siano, cioè, nonostante io magari ascolti vari generi musicali, però poi ho un'anima abbastanza pop nello scrivere, quindi mi piacciono le cose musicali, che proprio, cioè, cercare delle linee vocali divertenti da cantare, che siano, insomma, questa cosa qua. Quindi questa cosa l'ho fatta sia col primo che col secondo disco. Ok, questo è importante. No, perché volevo anche consigliare, secondo di questi generi che hai proposto nel nuovo album, il mood ideale. Io quando l'ho ascoltato, ho immaginato una giornata di pioggia, sdraiati a guardare il cielo mentre piove e a gustare i brani. Tu Sì, magari un puoi consigliare un nuovo mood? nuovo mood, ma non lo so, a me, io credo che tipo in macchina possa fare molta compagnia, viaggio, diciamo, però non lo so, poi ognuno ha il proprio momento preferito, no, di ascoltare musica, non, però sicuramente con la pioggia ha la sua romanticheria, diciamo. Sì, c'è sempre quel filo di malinconia che appunto hai detto tu, che Sì. però una malinconia quasi dolce, quindi non con tristezza. Esatto, Quindi, sì. vogliamo essere poco romantici, adesso torniamo ai live perché adesso siamo diventati troppo dolci. Quindi allora, torniamo ai live. Quindi c'è tanta roba sicuramente da gustare durante questi live. Non ho avuto ancora la fortuna di guardarlo, questo live. È sempre perché vado puntando sulla data. ovviamente, cosa ci si deve aspettare dal live? Allora, oddio, che domandona. Vabbè, nel live chiaramente adesso sto portando in giro sia i brani del primo disco che questi nuovi brani del secondo, che sono molto divertenti da suonare, devo dire. Hai Non so avuto bel se. riscontro da chi ha appunto assistito? Ma sì, insomma, per questi due concerti che, cioè, poi è stato bello perché a Bologna abbiamo proprio suonato in anteprima perché usciva alla mezzanotte di quel giorno. Bello Quindi anche suonarla questo. prima è stato molto bello vedere la reazione delle persone. Insomma, capivo che c'era un certo ricambio. Trasporto. Sì, 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 sì. Quindi, e invece in digitale, quindi Spotify, come sta andando, gli ascolti, come stanno andando? Ma allora, ci guardo, cioè, cerco di. Ci guardo e non ci guardo. Allora, Lasciarti quindi. influenzare troppo. No, infatti, poi sono contenta perché comunque tutto sommato sta andando bene. Poi, non lo so, ora, cioè. Cioè, mi viene quasi da. Cioè, per me va benissimo, insomma, Sì, come sì. sta andando. Ma c'è un brano in Niente. particolare che sta colpendo di più? Ma allora, Causa Affetto, chiaramente il singolo che è il disco e sta andando bene. Poi c'è anche questo video molto divertente che abbiamo girato su questo autobus. Se non l'avete visto, volete andarlo a vedere, insomma, è Dovete andarlo a così vedere. sprizza abbastanza la gioia. Diciamo anche il video sta piacendo molto, quindi sicuramente questo è il pezzo che sta andando di più, però la cosa che mi piace molto e che era successa anche col primo è che non per forza il singolo è il pezzo preferito di tutti. Sì. C'è questa cosa per cui ognuno ha il suo, magari anche brani un po' più da disco piacciono. Certo. Cioè, mi piace questa cosa, insomma. Ovviamente io voglio tornare sempre sulla problematica dell'attenzione che magari può avere un ascoltatore. Quindi hai notato che magari c'è poca attenzione nello scoprire nuovi album, nuovi brani o nuovi artisti?
Allora, sicuramente sì, cioè il fatto di essere tempestati comunque da un sacco di uscite nuove che un po' sono imposte dal mercato, cioè fra virgolette, perché comunque a me è capitato nel corso di questi 2 anni in cui facevo uscire un singolo e 2 giorni dopo mi si chiedeva quando facevo uscire qualcos'altro. Quindi, perché si è persa un po' quella cosa dell'aspettare, la pazienza, cioè l'abbiamo persa. Io stessa ci sono delle volte in cui, cioè, mi devo imporre di stare lì attenta ad ascoltare delle cose, perché appunto anche il fatto semplicemente di poter switchare, passare oltre ad un brano è Senza una cosa. finire di ascoltarlo. Sì, infatti il motivo per cui le canzoni stanno diventando sempre più corte, sempre più strette, chiare, concise. Insomma, cioè, da una parte abbiamo una libreria gigantesca a cui possiamo accedere, insomma, possiamo arrivare ovunque nel Sì. mondo. E dall'altra dovremmo un po' riportarci alla pazienza, A all'aspettare le dedicarsi. canzoni, sì, cioè ad avere quella cosa lì, quella cosa di attesa, no? Che una volta c'era Curiosità. quando poi andavi a comprare un disco nel negozio, insomma, che ora non c'è più questa Sì, ora si parte. compra il disco solo per fare il firmacopia. Eh sì, poi. Insomma, dipende, adesso noi abbiamo stampato una copia fisica che adesso poi metteremo in vendita, però insomma è quasi un miraggio al giorno d'oggi, come sta diventando quasi un miraggio fare un disco completo, insomma è una. Certo, adesso sono tutti EP, quindi proprio Sì, tutto perché. molto più ridotto. Però non so, io sento sempre il bisogno di chiudere un cerchio, no? Cioè di dire questi 2 anni qua c'è stata questa roba qua. Però dai, insomma, c'è anche tanta gente che ha voglia di ascoltare e ha la pazienza di. Sì, noi faremo venire appunto questa voglia. Sanremo, sta iniziando Sanremo, quindi hai provato a partecipare, hai provato a proporre qualcosa? Stai bevendo, è grave la domanda. Del tè perché sono assolutamente Sì. KO tutti i giorni cercando di riprendermi. Ma Tranquilla. vabbè, quest'anno c'era stata questa breve parentesi, saremmo giovani, insomma, però poi anche lì ci sono dinamiche che non so spiegarvi, quindi però staremo a vedere, insomma, questo Sanremo. Certo, no, certo, non si molla, non si molla. Quindi chiudiamo con la solita domanda, aneddoto Sì. Aneddoto divertente, di questi primi due live. divertente. È andato tutto liscio? Ma allora, vabbè, è stato sicuramente impegnativo perché abbiamo fatto una data secca a Brindisi. Quindi Quella che ti ha diciamo messo KO. cioè, ci sto mettendo, sono 8 giorni che cerco di riprendermi da questa data perché siamo partiti da Bologna. E abbiamo dormito 3 ore quella notte e poi siamo corsi a Brindisi appunto per fare questa data e il giorno dopo siamo tornati in su e quindi diciamo che è stata una traversata abbastanza lunga. Poi Ti ha la lasciato il Puglia segno. è lunghissima, cioè sei sempre in Puglia, mi sembrava di essere sempre in Puglia e proprio dici vabbè sono arrivata, invece no, ce n'è No. ancora tantissima. Ti ha lasciato il segno. Sto ho ancora porto su, mi porto addosso. Quindi prossima data. Quindi la prossima data adesso è il 15 dicembre a Trento, parto dalla mia città e poi c'è il 16 aspetta, Fermo. affermo, bravo e il 7 a Roma, non mi ricordavo se le stavo invertendo. Sì, Ecco. quindi ovviamente cerca di riprenderti, che tutti ti aspettano.
certo, chiaramente. Comunque, poi per chiudere il discorso, se sui miei social, che mi trovate Caterina Cropelli, su Instagram e su Facebook, e lì ci sono, di solito metto tutte le date, però servono anche a me da promemoria per ricordarmi dove devo andare. E qualche curiosità magari, quindi andate a scoprire, magari c'è qualche singolo da scoprire, non si sa mai. Quindi seguite i social. Va Insomma, poi se avete domande scrivetemi che io vi rispondo. vero, questo è vero. Quindi ti ringrazio Caterina, questa intervista è stato un grande piacere. Mi raccomando, riprenditi. Grazie. A presto, ciao Caterina. Ciao a Ciao. tutti.